Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati, bentornati e se è la prima volta benvenuti nel canale di Mirror Inside. Oggi ragazzi, come la consuetudine nel giorno dopo la partita, analisi più pagelle di Milan-Empoli 1-0. Prima di cominciare però ragazzi, vi ricordo gentilmente di lasciare un like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. In descrizione tutti i link dei profili social di Mirror Inside, il mio personale di Instagram e il sito internet www.acmilaninside.com. Allora ragazzi, partiamo dall'analisi e poi andiamo sulle pagelle. Analisi della partita. Ieri, tra parentesi, siamo stati ospiti su OCV Sport, su Twitch, con Manfredi e con gli altri. Si parlava un po' di che tipologia di partita avesse condotto il Milan. E c'erano chiaramente delle visioni diverse, c'erano dei pareri diversi. Io, come ho detto ieri, e ve lo ripeto per chi non avesse seguito, a proposito, seguite noi e loro, ho detto che la partita di ieri con l'Empoli è stata una partita molto simile a quella con la Sampdoria. Nel senso che è stata una partita fondamentalmente controllata e gestita dal Milan con una differenza. Lì contro la Samp avevamo sprecato più e più occasioni per andare sul 2-0 e quindi avevamo avuto questo limite, ecco, mettiamola così. Ieri di grossissime occasioni per fare 2-0 non ne abbiamo costruite e su questo bisogna lavorare, però c'è il bicchiere mezzo pieno, ovvero la crescita nella gestione dal punto di vista psicologico di un risultato che ultimamente non eri riuscita a proteggere contro le squadre appartenenti alla medio-bassa classifica. Quindi me lo tengo stretto. Anche perché giocavamo prima delle nostre concorrenti, a parte la Juve che ha giocato ieri pomeriggio, e quindi è una vittoria che serve anche a mettere un pochettino di pressione a Inter e Napoli. E per continuare a cullare e coltivare il sogno scudetto. Passiamo alle pagelle. Maignan, voto 7. 7 per Maignan, che è fondamentale nella partita di ieri per un paio di interventi nel secondo tempo. È già virale sui social il suo posizionamento sulla punizione ribattuta con il tiro di Kalulu che porta al gol della vittoria e che dà una testimonianza anche dell'importanza e dell'autorità, del carisma del portiere francese. Che non è solo questo, ma è soprattutto grandi e importanti parate, così come è successo nel secondo tempo. Calabria, voto 6. Non è sbagliato dire che lui sia un giocatore poco appariscente, però è di una utilità, di un equilibrio tattico importantissimo per la difesa del Milan. Credo che questo dualismo con Florenzi servirà anche a lui per crescere. Non ha fatto male ieri assolutamente, ha fatto una partita di gestione molto solida. Kalulu, che dire ragazzi, voto 7,5 per Kalulu. Non è solo per il gol, non è solo per il gol, ma soprattutto nel primo tempo. L'ho detto già altre volte, però è veramente per capire la tipologia di difensore che ci ritroviamo. È un difensore Tomori style, aggressivo, rapido, discretamente bravo dal punto di vista fisico, anche coi piedi non se la cava male. Però ieri nel primo tempo veramente non ha sbagliato nulla, nulla, nulla. E poi il gol che comunque sia di sinistro a giro sul secondo palo non era facile. Grande Pierre.
Tomori, voto 6 e mezzo, alla fine dei conti è raro trovare altre partite dove Tomori sia il meno positivo della coppia di centrali. Però ieri Kalulu ha fatto una grande prestazione. Tomori altrettanto. Con Kalulu veramente si integrano molto molto bene, essendo, ripeto, secondo me simili come tipologia di difensori. Lui ha un po' più di fisica che gli permette di anticipare spesso Pinamonti con i colpi di testa. Loro due con Kier, Romagnoli probabilmente se ne andrà e se arriverà Botman, avremo tre giovani pronti a crescere in maniera molto promettente alle spalle del veterano Kier. Florenzi a destra, a sinistra, schierato a sinistra ieri in sostituzione di Theo Hernandez, squalificato. Io gli do 6. Di Florenzi mi piace in una maniera incredibile il piede. Perché già quando gioca a destra, ma anche ieri a sinistra, riesce a mettere delle palle con quel piede, anche da fermo, veramente importanti. E io sinceramente non capivo ad inizio anno chi dava contro l'acquisto di Florenzi. E quasi gli stavo dando ragione nel primo periodo in rossonero. Però ragazzi, Florenzi è questo, un giocatore solido, carismatico, dal carattere forte e anche un leader all'interno dello spogliatoio. Tonali, voto 6 anche per lui. Effettivamente forse avrebbe un attimino bisogno di riposare Sandrino, che nelle ultime partite non sta fornendo prestazioni così appariscenti come aveva fatto praticamente forse fino a un mesetto fa. Però anche nelle difficoltà, nonostante nel primo tempo abbia avuto un accenno di malore dovuto ad una nausea, anche nelle difficoltà e nei periodi meno lucidi, meno lucenti, comunque è sempre presente, è sempre sul pezzo e non commette errori grossolani. Verrebbe da dire comunque non commette errori. Quindi voto 6 per Sandrino. Bennacer 6 e mezzo. Continua sulla falsa riga delle ultime prestazioni, quindi dove è risultato sempre uno dei migliori in campo. Un solo piccolo accenno, ti prego, Isma, finiamola di girare 3 o 4 volte intorno al pallone una volta ricevuto, perché ogni volta mi fa venire un infarto. Sembra che stai sempre per perdere il pallone. Io lo so che hai una grande proprietà tecnica. A proposito, vediamo di migliorare un po' i lanci lunghi. Solo se possiamo evitare queste giravolte che ogni volta provocano un sussulto a cuore a tutti i tifosi, però per il resto bene bene. Leao 6 e mezzo, che è la media tra il 7 del primo tempo e il 6 del secondo, dove alla fin dei conti nel primo tempo, ieri non lo so, ha favorito un po' l'Empoli giocando molto più centrale rispetto al solito, molto più vicino a Giroud rispetto al solito, però quando si allargava sull'esterno e puntava non esistevano opposizioni, nel senso che comunque sia i difensori dell'Empoli non riuscivano a contrastarlo. Ha creato parecchie occasioni importanti, soprattutto nel primo tempo, e quindi voto positivo per Rafa. Che sì, 5 e mezzo. Probabilmente l'affaticamento muscolare avvertito nel pre-partita lo ha un po' condizionato. Non è in fase difensiva anche una buona prestazione. In fase offensiva poco presente. Prova a collaborare con i colleghi offensivi rossoneri, prova a duettare lì nei limiti dell'area ai limiti dell'area di rigore, però spesso si vede che è un po' più rude, un po' più giusto appunto centrocampista mediano.
Messias, voto 5. Ragazzi, ieri non ne ha imbroccata mezza Messias, solo nel primo tempo un paio di volte è riuscito a mettere dei palloni dentro, però io continuo con il mio giudizio, purtroppo non lo ritengo da Milan, non lo ritengo idoneo a progetto, sinceramente, sia per qualità sia per età. Sia pure apprezzando la storia dal punto di vista umano, tutto quello che volete, però dal punto di vista prettamente calcistico, pur rimanendo un giocatore dalle indubbie qualità tecniche, però sinceramente lì ci vorrebbe altro. Giroud, voto 6. Torniamo sempre al solito discorso, ragazzi. Giroud, se non servito adeguatamente, il Milan ieri ha creato poco, non si vede. Dal punto di vista delle conclusioni, dal punto di vista dei tiri in porta, però è stato molto prezioso nel proteggere palla, nel recuperare un paio di volte in ripiegamento difensivo il pallone e nelle sponde che ieri praticamente non ne ha sbagliata nemmeno una. Per quanto riguarda i subentrati, ci sono state delle sostituzioni abbastanza tardive, tanto che 3 su 5 non prendono voto perché entrati dall'83esimo in poi. Gli unici due a prendere voto sono Diaz e Selemakers. Diaz è entrato benino, riesce a prendere la sufficienza e quindi so sei perché, perché comunque si è permesso in un paio di occasioni di uscire con palla a piede da una zona pericolosa, una zona un po' più tranquilla, riuscendo a tenere il pallone. Così come Selemakers, che però secondo me sta cominciando a subire il fatto di non avere la titolarità esclusiva. Ho notato questo nell'atteggiamento, sinceramente. Spero di sbagliarmi, però sta cominciando un po' a subire queste, insomma, panchine consecutive. Il mister, voto 6 e mezzo. Alla fine dei conti, quello che si doveva fare si è fatto, si doveva vincere, si è vinto, dare una dimostrazione di crescita dal punto di vista psicologico contro queste squadre di media-bassa classifica che ci avevano messo in difficoltà ultimamente e l'abbiamo fatto. Nelle sostituzioni forse un po' tardivo, però è anche vero che c'era un equilibrio così sottile che era anche rischioso farle prima. Questo è quanto ragazzi, io vi ringrazio, vi saluto, vi chiedo di seguirci dappertutto perché siamo su tutti i social. Venite a leggere i nostri articoli sul sito www.acmilaninsider.com e niente, rimanete aggiornati perché ci sono delle grosse novità. Ciao ragazzi, grazie e sempre Forza Milan.